that's a lie. Let's go, bitches! Scusate questa assenza dei video, ma subito un video velocissimo. Allora, Power Personal Trainer, sono tornato, sì, con questa serie. E beh, iniziamo subito a spiegarvi perché questi nuovi video. Bene, sono dei video più incentrati non su cose tecniche o allenamenti, ma più su come poter migliorare in certi aspetti. E questo come poter migliorare? Beh, in questo caso è nei gunfight, cioè negli scontri. Un modo per migliorare è sicuramente cominciando a sparare quando si trova in uno scontro uno contro uno senza mirare. Perché senza mirare? Beh, perché quando si inizia a sparare senza mirare, si comincia a mettere a segno dei colpi e poi si mira, il gioco rende molto più facile che la mira scivoli, vada, venga trascinata sull'avversario. Questo è molto meglio di, diciamo, preimmare, cioè stare con la mira puntata, ma il mio consiglio è di usare questa cosa specialmente in movimento, non quando siete fermi o siete dietro a un head glitch, una posizione tattica, perché da fermi non ha, diciamo... non è molto buona da utilizzare. Il motivo principale per cui è così buona è perché quando voi sparate senza mirare vi spostate molto velocemente, e invece quando mirate siete molto rallentati, circa l'80% se non sbaglio di velocità. Quindi il mio consiglio è, quando giocate, cercate di, quando state in movimento, di sempre di andare a sparare senza mirare. Quando siete fermi invece di utilizzare la mira fissa, sparate prima senza mirare e poi mirate. Io spero vi aiuti nei gunfight. Let's go, bitches! Al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto anche questo gameplay di sottofondo. Ci sarà anche un altro episodio di Power Personal Trainer, però sul cerca distruggi. Vedrò ora anche di inserire delle novità, diciamo, dei nuovi giochi sul mio canale che mi stanno appassionando molto. Sono sempre FPS competitivi, tornei, eccetera, eccetera. E let's go, bitches, al prossimo video.